Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi vi faremo vedere come si pescano gli storioni con il pellet. Allora, adesso innescheremo pellet già bucati, sono dei pellet duri a sapore di pesce che hanno un buco al centro, sono diciamo larghi circa 16-18 mm. Ne metteremo uno sul terminale che ha l'amo più piccolo e due sul terminale che ha l'amo più grande. Usiamo anche questi sacchetti qui fatti di PVA, in particolare questo sacchetto che ha diciamo la caratteristica di sciogliersi in acqua, questa rete sempre in PVA e questa catenella di pellet collegati sempre con il filo di PVA che ha la caratteristica che quando tocca l'acqua si scioglie, e questi qua li metteremo sull'amo e faranno da pastura per la zona dove lanceremo. Allora, inneschiamo prima il doppio pellet . Prendiamo un pezzo di bite floss, lo facciamo passare dentro l'occhiello della girella e poi mettiamo i due pellet. Per fermare i pellet mettiamo un pezzettino di ramo, poi lo tagliamo a misura, che farà da ferma esca. Ecco qua, abbiamo innescato il primo terminale con doppio pellet e adesso inneschiamo il terminale con singolo pellet. Allora, nel frattempo ho finito il bite floss e utilizzo un semplice filo interdentale, è la stessa identica cosa. Quindi metto il filo interdentale nell'anellino dell'amo. Inserisco il singolo pellet e faccio la stessa identica cosa che ho fatto prima. Ecco qua, abbiamo un terminale a doppio pellet, un altro terminale a singolo pellet. Purtroppo questo mi è venuto molto attaccato all'amo, sarebbe stato meglio un pochino più staccato, ma alla fine va bene uguale, lo usiamo lo stesso. Ora metteremo questi sacchetti di pastura sull'amo, lanceremo diciamo a una quindicina di metri da riva dove sta lo scalino e attenderemo la mangiata di un possibile storione o magari anche una carpa.
Ecco qui, pronte per essere lanciate. Ci siamo preparati 5 palle da pastura in modo da preparare il fondo e pasturare per gli storioni. Andiamo a lanciarle. Adesso siamo pronti per il lancio. Come piombo stiamo utilizzando un sasso a perdere in modo da essere più economici e più naturali possibile. Arrabbiato. Vai, rilascio. Fanno 200 aghi. Thank you.
Oh, partito. Siamo giunti alla conclusione della pescata, abbiamo preso una carpa, uno storione, il nostro scopo era quello di mostrare la tecnica e se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.